raccomando, che cosa dovete fare? È Zelda? È Nina? Si devono iscrivere al canale. Mi raccomando, cliccate su iscriviti, cliccate sulla campanella così che vi arrivino tutti gli aggiornamenti. Ciao! Ciao a tutti e bentornati in questo canale YouTube. Oggi parleremo di vipere. Perché? Purtroppo c'è stata una signora che ha avuto un male in mano che è stato attaccato e morso da una vipera. Quindi ci tenevo tantissimo a che voi possiate conoscere e riconoscere una vipera da una biscia o un altro serpente. E poter andare a fare trekking tranquillamente nei prossimi giorni, perché è primavera e finalmente entriamo in zona gialla. Quindi liberateci, per favore. Ok, la vipera è un serpente che è presente su tutto il territorio nazionale, con la vipera comune o aspide. Tutto il paese tranne la Sardegna. Le altre quattro specie di vipere vivono nel resto del continente italiano e sono suddivise così. Vipera Berus o Marasso, è la zebra, ovviamente. La vipera Berus o Marasso vive nella zona nord dell'Italia, tra le Alpi e le Dolomiti. Ragazzi, ci rinuncio, lo leggo perché non me lo ricorderò mai. La vipera Modites o dal corno vive nel nord-est dell'Italia, nel Friuli, ma anche nel Trentino Alto Adige. La vipera Ursini o Orsini vive in Italia centrale, ce la becchiamo noi, soprattutto in Abruzzo, Marche e Umbria. Da ultimo la vipera Valser o vipera dei rododendri, scoperta nel 2016 e localizzata in un ristretto territorio delle Alpi occidentali tra Biella e Valsesia. Caratteristiche della vipera. Le caratteristiche che differenziano le vipere dalle bisce: la testa triangolare, gli occhi non sono rotondi ma sono come i gatti, quindi triangolari, e la coda, invece di finire appunto così, si restringe in modo molto brusco. Come sono queste vipere? Le vipere non depongono uova, ma partoriscono i viperotti e quindi sono classificate come ovovipari, che sono già forniti di veleno. Come tutti noi sappiamo, le vipere sono rettili e quindi sono animali a sangue freddo, cioè non riescono ad autoregolarsi la temperatura, quindi che fanno? La giornata tipo della vipera. La mattina vanno a scaldarsi su un sasso, ad esempio, verso sera andranno a cacciare. Nel momento però in cui è troppo calda la giornata, andranno a mettersi al riparo sotto un sasso o dentro la tana. Il momento della caccia è la sera, o andranno a rinfrescarsi nell'erba molto alta o nella tana, e riusciranno poi nel momento serale per andare di nuovo a cacciare. Essendo animali che vanno in letargo nei periodi invernali, quindi nel momento più freddo dei mesi, riescono poi nel momento della primavera per fidanzarsi con il vipero maschio. Quindi sono più vispi nel periodo dell'inizio primavera. Cosa portare quando si va in montagna o a fare trekking con il proprio cane? Guinzaglio e pettorina affinché il cane, vedendo un animale selvatico di qualsiasi tipo, non pensate solo alla vipera in questo momento, può essere lo scoiattolo, può essere il daino, può essere il animale selvatico che vi pare, il cinghiale, deve stare munito di pettorina e guinzaglio, non deve andarsene per fratte per i fatti loro, perché toh, è un attimo che prende un burrone e cade giù. Per dire, i sacchetti per la deiezione dell'animale non è che è un discorso da fare soltanto in città per questioni civica. È una questione che, se non avete letto Spillover, che vi consiglio la lettura perché non è così macabra, secondo me, si può leggere, anzi è molto carina. Scoprite che le deiezioni di animali come il cane che non mangia cose selvatiche o non va a caccia, insomma, il cane mangia le crocchette, mangia quello che gli diamo noi. Non lasciate per favore gli escrementi del cane
in montagna a fare trekking, non lo fate. Per favore che mi scombinate l'habitat. Non sto scherzando, veramente, non si fa. È importante portarsi la ciotola dell'acqua perché, come abbiamo sete noi, avranno sete loro e dovranno potersi abbeverare per rinfrescarsi. Mi raccomando, portate il kit di primo soccorso, sempre. Ovviamente non andateci nel momento in cui è agosto e fa un caldo pazzesco, quindi fate molte pause, cercate di ripararvi sempre al fresco nelle ore più calde. Nella zona in cui andrete a fare trekking, mi raccomando, accertatevi che ci sia una clinica H24. Dovesse succedere X cosa, che sia la vipera, che sia un colpo di calore, poi parleremo anche dei colpi di calore. Mi raccomando, la qualunque che si fa male ad una zampa, qualsiasi cosa, deve esserci una clinica veterinaria pronta per accoglierlo. E quindi va da sé che vi portate il libretto sanitario. Ovunque, quando uscite, che andate a fare una gita fuori porta, mi raccomando, il libretto sanitario sempre con voi. Se andate al mare con il cane, il libretto sempre con voi, mi raccomando, è importantissimo. Non vi devo dire di mettere l'antiparassitario al cane, vero? L'avete fatto, siete già in azione per via delle zanzare, i parassiti, tutto deve essere completo di antiparassitario. Mi raccomando, nel momento in cui rientrate in macchina e lo riportate a casa, controllatelo per bene, comunque. Invece adesso vi spiego che cosa fare in caso di morso di vipera. In caso di morsi al naso e alla gola, toglietegli immediatamente il collare perché comparirà un edema alla glottide, che ovviamente è molto pericoloso. Quindi toglietegli il collare, come vi dicevo, e non fateli camminare assolutamente. Rimanete calmi e non sclerate. Dovete rimanere saldi. Lo so che si tratta del vostro animale e lo sclero ci sta tutto. Sapete quando potete sclerare? Nel momento in cui lo depositate in clinica veterinaria, potete sclerare, sentirvi male, piangere, ma in questo momento, qualora succeda qualcosa al parco, al trekking, per strada, mi raccomando, abbiate il sangue freddo, più freddo che potete. Successivamente, e mi raccomando, non ti spaventare, Nina, non vi spaventate, compariranno la tachicardia, la respirazione affannosa, il vomito, la diarrea. Non continuo perché sennò mi sbiancate, vero? Dolori addominali che voi non sentirete, ma lui sì. Urine molto scure, debolezza e convulsioni. Potrebbe dirci bene, e il morso della vipera, magari noi scambiamo per vipera, o magari è veramente una vipera, comunque potrebbe essere un morso a secco, ovvero che non c'è veleno. Perché questo? Perché la vipera decide di iniettare il veleno, perché comunque è qualcosa che è difficile da riprodurre per la vipera. Quindi deve essere proprio un caso di estremo pericolo, per cui cacciare il veleno. Quindi non spaventatevi. Sicuramente, se è l'inizio della primavera, sarà più carica di veleno, per carità. Però voi comunque prendete tutta la vostra energia, caricate la bestiola e la portate in clinica in caso di. Quindi evitate i sassi, l'erba alta, le cataste di legno. Soprattutto camminate a passo di marcia, perché le vipere, è vero, non hanno le orecchie, ma sentono le vibrazioni. Quindi voi, e fido, camminate a piede, o quasi, comunque lasciatevi un po' di margine, ma sempre con la pettorina e il guinzaglio. Dopodiché, bastone. Ah, ecco, se camminate a passo di marcia, sì, Ninina, ma vieni qua, Ninina. Oddio, pure. Se camminate a passo di marcia, con il bastone, ovviamente magari vi capita che la vipera ve la beccate lì davanti, non date il bastone alla vipera perché è un attimo che vi aggredisce. Il bastone serve a voi per camminare più agevolmente, in montagna. Non vi servirà in difesa della vipera, ma serve per battere il terreno, e lei, spaventata per questo, non vi attacca, non vi attaccherà sicuramente, e scapperà via. Quello è l'importante. O se no, cercate di andare indietro con l'animale, che dovrà stare attaccato a voi a quel punto, perché tenderà ad abbaiare, sarà spaventato pure lui. E andate via, punto. Non cercate un combattimento, non cercate di ammazzare la vipera, anche perché è illegale ammazzare la vipera, perché è protetta. E quindi buon trekking a tutti.